Eccoci, buonasera ai nostri amici telespettatori di TV Riviera 24, siamo qui con un, eh, con un ospite, eh, Remi, che possiamo dire che è arrivato il momento ideale. Per noi sì, assolutamente, anzi eh, meglio di così non si può. Meglio dire. di così non si può. Ma è colpa eh. dell'ospite, fra virgolette, perché... <ride> Chiaramente Beh, gli, impegni, gli impegni a Berna, gli impegni qui in Ticino e così via hanno fatto sì che poi si siamo ci siamo spostati. Esatto, Ma esatto. di chi stiamo parlando? Peter? Stiamo parlando di Marina Carobbio. Buonasera, Marina. Buonasera. Benvenuta buonasera. nei nostri studi di TV Riviera 24. Buonasera, grazie per l'invito. Siamo piccoli, piacere. però eh, cerchiamo di eh, portare qualcosa nelle case dei Ticinesi, perché comunque eh, sono dei personaggi che hanno molto da dire. E questo è interessante per chi ci ascolta. E abbiamo avuto la riprova, ce l'hanno anche detto che va molto bene così. E quelli che guardano guardano regolarmente. Vuoi cioè, no. anticipare che TV24 quest'anno arriva con un regalo o lo lasciamo per dopo? Lo lasciamo per dopo. Vabbè, per io no. ho anticipato lo stesso. Sì, <ride> no, non lo lasciamo per dopo. Ti lascio curioso. la parola, Reni. Bene, allora siamo veramente eh, onorati di averti qua questa sera, eh, qui nei nostri, studio, nei nostri studi. Eh, parleremo ovviamente come sempre con gli altri ospiti. Cercheremo di far conoscere Marina, anche se la, la signora Carobbio è conosciuta assolutamente, ma cercheremo di vederla un po' da quel punto di vista che meno la conosciamo. No? Tu nasci nel sopracnere, giusto? Sì. A Lumino, giusto? Io ho sempre vissuto allumino, eh, salvo il periodo che eh, studiavo, che era a Basilea. E a Bellinzona, un periodo vissuto anche a Bellinzona. Sì. Dunque, Quando... medico, medica. Di formazione, sì. Di formazione, esercita ancora? Ha il tempo ancora di esercitare? Riesce? No e magari prima di entrare proprio nel merito di questo voglio ancora dire grazie che siamo riusciti a combinare sì. perché questo mi permette eh, di dire appunto proprio il carico lavorativo in particolare il carico a Berna adesso al Consiglio degli Stati ha fatto sì che non potessi più eh, continuare eh, con la professione come medico perché io passo dai 3 ai 5 giorni tutte le settimane sì, vabbè, vabbè. a Berna eh, e poi c'è la preparazione dei dossier, ci sono interviste, incontri anche in Ticino oltre Alpe e quindi non potevo fare tutte e due. Tutte due. Sì, perché ricordiamolo, è anche, eh, Marina è anche vicepresidente del Partito voilà, Nazionale. Guarda, io ho, tre, ho tre, quattro... non più. no no, ho, non ho, più. Smesso, ho smesso nel 2020, dopo 12 anni sono stata presi... vicepresidente. Vicepresidente 12 del Partito Nazionale. Sì, 12 eh. partito. Quindi dal 2008 al 2020 vicepresidente, poi Gran Consiglio 91-2007, giusto? Esatto. Poi Consiglio Nazionale 2007-2019 esatto. e poi gli Stati 2019-2020. Esatto. 23. Ma torniamo, torniamo un po' a legislativo, Marina. Legislativo, esecutivo, eh, fatto tutto. Esecutivo non ancora, eh, ancora. Aspetta, arrivo, è ancora. Aspetta, arriva, ma siamo arrivati, dai. Marina, noi lo diamo per scontato la tua elezione alla prossima? Per quello che Peter è già avanti. Ma, sì, io la do per scontata. Sì. Guarda, le elezioni, io ho un grande rispetto eh, delle elettrici e elet degli elettori e quindi anche delle elezioni, per cui non c'è niente di scontato, penso che uno deve portare eh, i suoi argomenti, le sue posizioni, confrontarsi anche con eh, rappresentanti di altri, di altri partiti, ma anche con le domande della popolazione e quindi poi si vedrà, poi sarà il popolo che decide. Soprattutto per l'esperienza che hai, eh questo ovviamente per il, anche per il Consiglio di Stato ecco, è un valore aggiunto sicuramente, al suo eh, io peso. Io cerco di portare le mie competenze, le al conoscenze che ho anche, la rete di conoscenze che ho sviluppato anche a Berlo esatto, in tutti sì. questi anni, sì. eh, Consiglio nazionale, adesso Consiglio di Stati, anche l'anno di presidenza dell'Assemblea federale mi ha sì. permesso di avere certo. una serie di contatti, eh, dopo saranno gli elettori e le elettrici a decidere. Ovviamente, ovviamente. Ecco. Differenza, la differenza più grande che hai riscontrato fra Consiglio nazionale e Consiglio degli stati? Il Consiglio nazionale è proprio il dibattito più ideologico, in un certo senso, sì. di posizione di partito, dove ci si confronta, c'è cioè la linea di un partito, la linea dell'altro partito, poi si fa il dibattito su queste posizioni, evidentemente poi si eh, modificano delle leggi o si adottano eh, delle decisioni. Al Consiglio degli stati si rappresentano i cantoni, sì, quindi certo. eh, non, non si interviene in primo luogo a rappresentare la linea del Partito, ma si difende evidentemente un certo tipo di eh, posizione, quindi uno rappresenta, non so, sono socialista e rappresento certe idee, un certo. altro liberale rappresenta degli altri, delle altre, 11 altre ancora, e, eh, però c'è anche la rappresentanza del cantone, quindi è la Camera dei Cantoni. Poi siamo in meno, e anche nelle commissioni siamo solo in 13, invece eh, nelle commissioni nazionali sono in 25, c'è lo svantaggio che ne abbiamo molte di più perché siamo in meno e quindi dobbiamo fare le stesse commissioni. Ma eh, c'è il vantaggio che si può discutere in maniera più libera, eh, più libera e trovare più delle soluzioni. Si discute proprio per trovare delle soluzioni, quindi il dibattito è meno ehm, ideologico: c'è diciamo. cioè, meno contrapposizione, ecco, c'è una differenza. Più pragmatismo, insomma. In un certo senso, sì, non sempre, eh, ci esatto. sono anche dei dibattiti caldi, esatto. però. Anche più semplice, nel senso che siccome sono meno persone, ovviamente, è esatto. più facile. Parlarsi. È più facile anche intervenire perché al Consiglio nazionale ci sono proprio delle regole. Su certi dibattiti bisogna sempre chiedere la parola, certe volte sì. anche con anticipo. Poi c'è un tempo di parola. Non su tutti i dibattiti si interviene o si può intervenire, mm. eh, magari intervengono solo quelli delle commissioni. Invece al Consiglio degli stati un, uh, un rappresentante può, può intervenire in qualsiasi momento, quindi è più libero. Torniamo un po' a Marina, sì, perché come sì. politico sappiamo bene, un ottimo diciamo, punto di vista ce l'abbiamo sulle attività che fa. Raccontaci un po' di più, le scuole medie dove le hai fatte, qualche aneddoto, magari, non so, sognavi di diventare medico già all'epoca? Allora, io quando ero piccolina, piccolina, eh, mi, la, mi sarebbe piaciuto fare l'astronauta, ah, quando ero eh, una bambina andavo eh, sì. all'elementare. Poi eh, sì, forse verso le scuole medie, all'inizio del liceo ho cominciato a pensare alla, alla professione... Le medie Bellinzona. Le medie a Castione. Io ho fatto sì. le scuole medie sperimentali ah, ecco, e sì. quindi c'era uh, Castione Gordola, sì. e Cordola e l'ho fatta appunto a Castione, Castione. Eh, le scuole elementari alumino e poi sono andata al liceo a Bellinzona, all'Università Basilea. E quindi medico, pian piano, diciamo, è cresciuto questo, se vogliamo dire così, questo interesse verso la medicina, no? Durante sì, ehm, penso che era un po' l'interesse della parte scientifica, quindi eh, questi elementi di, di, di cura, di trattamento, di diagnosi, e il prendersi a carico anche eh, le persone. Per quello che io ho lavorato tanto anche come medico di famiglia, medico di base, proprio per il contatto eh, sì. con la persona malata, ma anche tutto dove vive, l'ambiente, la famiglia. Ecco, era un po' il, penso, la combinazione di queste due cose che mi ha interessato. È il liceo a Bellinzona, ovviamente? No? Il liceo a Belinson, sì. Ok e eh, invece eh, studiare poi eh, medicina a Basilea c'è ancora Basilea sì, per preso un sì, no? la, la, la... la facoltà di medicina, medicina, sì, 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 sì ancora. C'è cioè Basilea, eh, Losanna. Adesso sono molte di più, c'è Zurigo, anche. Berna, Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra e eh, adesso si è giunta anche la sì. facoltà di medicina a Lugano, a Lugano eh, sì. per quanto riguarda almeno il, il master, non il bachelor e poi c'è anche il Politecnico che adesso fa eh, dei, oltre all'università fa anche lui dei corsi, anche lì vengono offerti dei corsi di medicina e un curriculum di medicina e poi c'è Friburgo anche. Che, ecco, che però nella maggior parte delle facoltà rimane sempre il numero, come si chiama il numero? Il numero, riso, sclauso, riso. Il numero sì. sclauso. Sì, sì quello io penso che sia un problema perché noi eh, vediamo eh, in Svizzera eh, la penuria, la mancanza di personale sì. sanitario, si parla molto della mancanza di eh, personale eh, infermeristico sì. ma abbiamo anche la carenza di medici. Eh, Formati in Svizzera perché non ne formiamo abbastanza e una delle cause è sicuramente anche il numero sclausus. Io ho fatto delle proposte per toglierlo, sì. ma non sono passate. E poi anche, anche per le casse malati, voglio dire, no? cioè, il cittadino a un certo punto dice: eh, Ma insomma, noi abbiamo i nostri rappresentanti a Verna, sia in campo nazionale che in campo eh, agli stati, no? però non si, non si riesce a raggiungerne una. Cioè, sì. Io penso che questo sia uno dei più grandi problemi, problemi che, con i quali cioè, siamo confrontati oggi. Perché, eh, c'è l'aumento dei prezzi, l'inflazione e oltre a questo si sommano anche l'aumento dei premi cassa malati, una vera e propria esplosione per l'anno prossimo, premi cassa malati già molto alti che eh, per famiglie che eh, non ricevono il sussidio ne ricevono poco eh, o persone sole, diventa veramente un grande salasso e lì non si 10, trovano 10. ci sono interessi contrapposti purtroppo e non si trovano delle soluzioni questo e, lo trovo e, un e questa peccato. storia dei, del lobby che c'è a Berna proprio dalla sanità, diciamo in, in gran parte, insomma, ecco. è una lobby molto forte quella. Sì, sono rappresentanti di diversi settori, da quelli rappresentanti del settore della farmaceutica, rappresentanti eh, dell'assicurazione in malattia, rappresentanti delle categorie eh, professionali e eh, spesso sono, siedono anche in commissione sanitaria. Ehm, ecco, io quello che. Penso che qui dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe esserci più trasparenza, eh, nel senso che uno dovrebbe anche dire se eh, lavora non so, per un'assicurazione malattia o in un altro settore, anche quanto prende perché sappiamo che ci sono delle influenze. Sì, ecco. infatti, sì, sì, ecco, sì, parlando sì. di trasparenza, eh, solo a Berna che a volte manca questa, questa trasparenza, o secondo te, magari anche nella nostra amministrazione cantonale, a volte anche comunale? Bisognerebbe fare un po' di più forse per quel che riguarda la trasparenza. Beh. Forse più di trasparenza io direi di ehm, far capire quali sono i processi, essere certo. vicini anche alle richieste della popolazione. Intanto ci sono delle lungaggini burocratiche certo. nell'amministrazione, eh, può essere cantonale ma anche eh, federale e queste tendono a, a far sì che ci sia un distacco tra eh, l'amministrazione o i servizi, il servizio pubblico e eh, i cittadini. Secondo me è importante proprio per garantire un rapporto di fiducia nel, nelle istituzioni e nell'amministrazione. Marina, ovviamente fare politica eh, è una passione, perché altrimenti uno non, non lo farebbe, perché vuol dire anche sacrificio, vuol dire lasciare da parte a volte anche i più cari, la famiglia, lasciare da parte magari come nel tuo caso la professione e così via. Ma un'altra passione oltre alla politica? La montagna, la montagna e montagna. la lettura, a mm -hmm. me piace tanto camminare. E anche oggi se posso dirlo ho fatto una passeggiata con mio marito di un paio d'ore perché poi avrò un... domani devo andare a berna poi la certo. settimana prossima sarò eh, occupata tutti i giorni comincia la sessione delle camere certo. federali e eh, allora ho cercato di prendere un momento eh, per me questa è una grande passione se posso certo. se ho un momento libero vado a camminare oppure leggo si riesce dunque a conciliare il tutto famiglia eh, passioni eh, hobby eh, politica ma non è sempre facile, non va facile. detto. Non è facile. Io sono, mi ritengo fortunata perché ho avuto un grande aiuto da parte di mio marito quando i bambini erano piccoli. Eh, Prima, quando ero in gran consiglio, poi io ho cominciato a Berno nel 2007. I bambini erano ancora piccoli. Mio figlio aveva nove anni, mia figlia ha due anni e mezzo. E quindi, essendo eh, via tanti giorni alla settimana, è mio marito che si è fatto a carico della certo. presenza anche a casa. E questo va. Devo proprio ringraziarlo, che è stato un sostegno molto importante. E poi anche eh, i miei che mi hanno aiutata molto, i miei suoceri, e ecco, in questo senso mi ritengo fortunata perché ho avuto anche tutto un entourage che mi ha dato una mano, altrimenti è molto difficile. difficile. È difficile conciliare, soprattutto per chi deve andare a Berna, insomma. Esatto. Distaccarsi per settimane eh certo. e settimane eh certo. E le vacanze? C'è tempo per le vacanze? Sì, eh, appunto io privilegio la montagna, quindi se posso vado in vacanza in montagna, Abbiamo, i miei genitori hanno una casa in Monti di Lumino, eh, sì. da parte della famiglia di mio marito eh, so, ne, sopra Quinto sopra Lurengo, oppure ho fatto alcuni giri, per esempio sono stata in Vallese con un'amica co a camminare, questo è un po' quello che, che mi piace fare. Mi piace prendere l'aereo? Uh, non sono una che fa molti viaggi, l'ho dovuto farne tanti eh, quando, quando ero Presidente del Consiglio nazionale perché sì. c'erano visite all'estero eh, o relativamente tanti, ecco, quindi, Magari... non, se è necessario lo prendo, ma come dico le, le vacanze le privilegio più. Un qualche aneddoto di queste visite, magari anche fuori continente, che capita a volte o qualche non so. Allora, qualcosa che rimane appresso di qualche viaggio. Volentieri, perché come Presidente del Consiglio nazionale io rappresentavo eh, il Parlamento in Svizzera sì. e ho fatto quindi ho contratto veramente tante associazioni, tanti gruppi, eh, organizzazioni in Svizzera. Anche andavo in posti che normalmente. Da, da semplice parlamentare non sarei andata perché magari ero più vicina ai miei interessi politici, è stato molto interessante però rappresento anche, rappresentavo in, come Presidente del Consiglio Nazionale certo. anche la Svizzera all'estero, quindi ho avuto um, alcune occasioni, penso per esempio al viaggio che ho fatto in Ruanda e in Mozambico, certo. eh, rappresentavo la Svizzera alla commemorazione per il genocidio che c'è stato certo. in Ruanda ah, sì. e eh, poi ho visitato dei progetti della cooperazione svizzera allo sviluppo in Ruanda e in, in Mozambico e a me che interessa molto il tema della cooperazione internazionale sì. ho visto anche quanto il nostro paese porta ed è in grado di fare sì. eh, in questo ambito questo è stato veramente molto in interessante e poi ho visitato anche paesi vicini ero stata anche a Roma sì. forse un, un aneddoto ecco io durante la presidenza del Consiglio nazionale ho presieduto tutti i lavori in italiano proprio tutti okay. All'inizio c'era un po' chi era scettico, sì, eh, bisogna sì, dirlo, sì. poi alla fine lo, penso che lo hanno anche apprezzato, ecco, e, a Roma ho ricevuto anche un riconoscimento dalla società Dante Alighieri proprio per questo, per questo um, sì. questa, quello che ho portato avanti per l'italiano, ecco, questo mi ha fatto molto piacere. Ecco. Visitato il Papa? Il Papa no, eh, però um, eh, c'era l'anno, come, come ogni anno, eh, l'insediamento della Guardia Svizzera ah, ed era l'anno sì. del, uh, del Ticino uh -huh. e c'erano le autorità ticinesi, è stato un, un momento veramente particolare e molto molto bello. Consiglio di Stato, eh, se questa, diciamo, questa situazione non si fosse venuta a creare, Avresti comunque rinunciato al Consiglio federale? o allora, Perché le due cose si sono, tra virgolette, incrociate. Sì, ehm, se magari eh, mi permetti vorrei dire che è stato, appunto, eh, tutti siamo stati sorpresi. Sorpresi, sorpresi non era prevista successo, la decisione certo, della consigliera certo, federale Maruga, una decisione che merita un grande rispetto perché ha preso una decisione certo, non certo, facile, quella di dedicarsi certo. a, alla sua famiglia, a, a suo marito. E ehm, appunto, io avevo già annunciato la candidatura eh, per o la disponibilità perché poi l'ha per, scelto qualche esatto, giorno dopo sì, il congresso esatto, per il consiglio sì. di stato e. Ehm, Penso che non si poteva tanto dire, ci penso ancora, valuto se c'è una possibilità. Va anche detto che c'è già un consigliere federale della Svizzera certo. italiana e difficilmente ne verrebbero eletti due. D'altra parte è anche vero che il mio partito ha fatto un gesto, secondo me, molto interessante di dire invece di sostituire una... Una, una consigliera federale della Svizzera tedesca, noi apriamo a tutta la Svizzera mm -hmm. e magari verrà scelta qualcuna della, una, una donna rappresentante della Romandia, infatti è una delle candidate eh, che sceglieremo nei prossimi giorni. Ecco, proprio in merito al, alla scelta, se vogliamo, del, della nuova consigliera federale, io ho sentito qualcosa che mi ha lasciato un attimino perplesso, nel senso che eh, qualche socialista svizzero-tedesco, devo dire, ha detto: E eh, eh, sarebbe il caso di mettere una consigliera federale che abbia dei bambini piccoli. Allora, parlando con te un momento fa, hai detto: Beh, la mole di lavoro che c'è è effettivamente molto alta, e lo si può immaginare fra commissioni, viaggi e quant'altro, cioè veramente questa è una posizione che può ricoprire una signora con due bambini piccoli? Ma io penso di sì, penso. lo vediamo anche in altri, in altri paesi, cioè c'è la, 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 la Premier della, della Finlandia. Uh, Finlandia, della Nuova Zelanda. Zelanda, sono premier che hanno uh, bambini piccoli, uh, la Premier italiana anche adesso. Sì. E, um, ci sono, lo vediamo anche, consigliere di Stato, una è la, una delle, delle candidate de, eh, che il gruppo, su quale il gruppo dovrà scegliere eh, domani, che ha dei bambini piccoli e consiglieri esatto, di Stato Ivi la Allem. signora Iviale. Sì. Ecco, e eh, fa bene la consigliera di Stato. io penso come possono farlo degli uomini che sono anche eh, papà, perché eh, per sé quando ho iniziato a avere dei bambini piccoli, eh, anche le donne eh, sono in grado di gestire famiglia, lavoro e politica. In fondo anch'io in un altro ambito, come abbiamo detto, ero Consiglio nazionale. Ho potuto farlo, è chiaro che bisogna organizzarsi e eh, dividere anche questo ruolo con il proprio partner e eh, devono esserci questi presupposti. Ma io penso che oggi eh, anche la Svizzera è pronta. E ritieni comunque che le tre candidate, indipendentemente da chi verrà scelto adesso per il ticket? Sono tutte e tre meritevoli di, sì. di farne parte. Insomma. Devo dire che eh, come Partito Socialista abbiamo veramente un, tre candidate molto valide e la scelta che faremo domani al gruppo parlamentare di, di scegliere un ticket, quindi sceglierne due, sarà una scelta molto difficile perché eh, tutte e tre, secondo me, po possono svolgere molto bene il lavoro di consigliera federale. Conterà qualcosa alla lingua? Ma, eh, Penso ci saranno domande in francese e in tedesco, anche qualcosa in, ah, in questo senso. Sì. Eh, quindi la provenienza. Sì, Ma anche la per... minoranza se vogliamo. Sì, perché è il primo cantone, ecco, che, non il ha primo mai cantone avuto. che non ha nessuno esatto. e che non ha mai avuto un consigliere federale. Eh, vorrebbe dire anche aumentare la presenza eh, romanda eh, esatto, sì, in in, sì. o latina. In, in Consiglio federale, ehm, ma per il gruppo penso che sarà più proprio le, le, le competenze, come si presenteranno eh, le persone. Faremo delle audizioni domani. domani, sì, domani. Sì. È una scelta difficile, devo mm -hmm. ammettere che è una scelta difficile, quindi anch'io vado curiosa di sentire le mie colleghe le, che conosco già, ma vedere come rispondono alle domande per affrontare anche i problemi con i quali siamo confrontati. E per cambiare un attimo il partito, nello stesso periodo. C'è l'Udc che comunque deve cambiare anche lui. Eh, non, trovi, non trovi adesso. A me sembra che comunque eh, tutti e due i candidati non mi paiono sul lato estremo del partito, no? Perché comunque uno è stato presidente del suo partito certo. e quindi. Secondo voi comunque sono, sono degni di ricoprirla? Ma io devo dire che abbiamo una scelta sia per quanto riguarda il Partito Socialista che per l'Unione Democratica di Centro di persone che sicuramente saranno in grado di fare bene il consigliere federale. Anche per i rappresentanti dell'Udc ci saranno delle audizioni in tutti i partiti, anche il nostro, le nostre candidate okay. poi si presenteranno presso gli altri gruppi parlamentari e alla fine bisogna scegliere una, una persona per il posto Udc, una persona per il posto socialista, ma eh, ecco, veramente un momento dove ci sono le persone valide in grado di eh, fare gli interessi della popolazione del paese. Ecco, molto importante perché, mh, seguendo un po' i media, Devo dire che le critiche su questo Consiglio federale mi sembrano abbastanza forti talvolta, nel senso che dicono che non giocano molto bene insieme in questa formazione. Adesso cambierà eh, ovviamente, cambierà sì, su vari tutto. punti, però bisogna, in questa formazione pare non sia proprio il massimo. Ecco. Bisogna anche dire che sono stati confrontati con un periodo molto difficile, c'è stata la pandemia sì. che non poteva essere prevista e bisognava gestire una situazione eh, d'urgenza, ehm, anche nuova con la quale non si è mai confrontati, eh, poi subito, un po' dopo adesso, ha siamo... cominciata una guerra eh, che ha delle conseguenze eh, evidentemente da prima per la popolazione che è toccata, ma poi anche sugli altri paesi e eh, poi anche con la crisi energetica, quindi eh, questi, non solo il Parlamento, ma il Consiglio federale che deve decidere anche sull'immediato con delle proposte anche da, da portare al Parlamento e alla popolazione, si, si è trovato e si trova in una situazione eh, non facile. Dopo, Spesso si assiste un po' ai eh, dipartimentalismi ecco, quello che ci vuole, ci vuole di più, secondo me, nel nostro sistema un lavoro comunque di squadra, dove ci sono sì delle differenze, ma poi eh, si va avanti con una posizione. comune. Okay. Ritornando sì. un attimo alle attività eh, appunto a Berna, quindi al Consiglio nazionale e eh, agli stati. Ecco, noi ovviamente in Ticino abbiamo diversi problemi, no? soprattutto quello del lavoro, cioè i frontieri, il numero. Eh, continua a crescere e così via. Ecco, da Berna come viene vissuto questo, cioè viene visto un po' il che piange sempre, che non trova soluzioni, che insomma siamo stufi di stiti cinesi che insomma, tutte le volte portano qualcosa di negativo, Ma... piuttosto che eh, con un pragmatismo magari, non lo non so. Non penso, mm, non penso che si viene visti come qualcuno che un cantone che si lamenta sempre, se si hanno delle proposte eh... Ben elaborate, approfondite eh, e eh, si, si riesce a discutere eh, con Berna, col Consiglio federale o col Parlamento. Non sempre poi la posizione eh, viene accettata, però si riesce anche a portare avanti alcune cose. Eh, devo dire che per quanto riguarda il mondo del lavoro oggi c'è molta situazione particolare al Ticino: c'è più consapevolezza di quando io ho iniziato nel 2007 Potrei. e questo anche grazie però al lavoro della deputazione perché la deputazione è eh, sempre fatta sentire, ha sempre detto attenzione il mercato del lavoro, il Ticino non può essere paragonato esatto. a quello di altre regioni della Buono. Svizzera, la situazione è molto più difficile. Dopo purtroppo le misure che siamo riusciti a, a portare avanti, ad ottenere, non sono eh, sufficienti per regolare eh, questo mercato del lavoro. Io avevo fatto per esempio delle proposte, mi spiace che le ho fatte in due occasioni, che non sono state accettate, di dire ma ci vogliono per esempio misure in più a sostegno del mercato del lavoro adattate alle regioni. In situazioni più gravi, con più dumping salariale, con più precarietà, ecco, di magari variare un po' le misure da applicare in base alla regione, ecco. Penso che bisogna andare un po' in questa direzione, però l'ascolto c'è non sempre corrisponde poi a dei fatti concreti. C'è un coordinamento ovviamente della deputazione ticinese fra di voi? Insomma. Sì, noi facciamo delle riunioni regolari, ci incontriamo anche col, col, col Consiglio di Stato dieci giorni prima di ogni sessione e trattiamo i temi che per il Cantone sono importanti e vengono trattati eh, durante la sessione. Poi ci sono delle posizioni che portiamo avanti in maniera comune, penso la difesa della lingua e cultura italiana, è un tema che ci accomuna tutti, è un... chiaro che invece ci sono temi più legati alla propria storia politica dove ci sono... Delle divergenze. Però eh, ci incontriamo anche a Berna facciamo delle sedute regolari per discutere dei dettivi. Però è chiaro che il cittadino si pone una domanda e dice: 2015: 45.500 frontalieri 2022 76-77.000. Cioè facciamo qualcosa ma non facciamo niente in realtà, perché se crescono di questa misura, io penso che cresceranno anche nei prossimi anni. Bisogna anche dire eh. crescono anche perché c'è chi assume però eh, certo, i frontalieri certo. no, che arrivano qui. Esatto. Però no, e, per il cittadino ehm... vede, vede quella cifra lì al No, allora, no, ma il cittadino, appunto, capisco anche che chi non trova lavoro oppure vede una pressione verso il basso sui salari, vede eh, sì. appunto il suo posto sostituito da una persona eh, frontaliera, giustamente si fa delle domande preoccupato anche per il suo futuro, il futuro dei certo. propri figli. E eh, secondo me le risposte che la Svizzera. Può dare sono insufficienti perché non sono risposte legate eh, per, a quello che viene deciso negli altri paesi, ma noi possiamo implementare delle misure eh, di eh, protezione dei salari sì. e eh, di protezione del, del diritto del lavoro delle del lavoratrici e dei lavoratori in, in Svizzera. Penso oh, anche in Ticino, adesso c'è stato eh, proprio questo senso, il salario minimo, siamo esatto. partiti da un livello a mio parere il livello eh, è basso, troppo, basso troppo basso, adesso abbiamo lanciato come partito socialista, abbiamo raccolto le firme, un'iniziativa sì. per almeno avere, paragonandolo con altri cantoni, un, un salario minimo eh, più alto, queste sono scelte, eh, scelte nostre, si è portata avanti la richiesta di fare più controlli anche più sanzioni, questo è stato approvato a Berna all'inizio, le sanzioni erano molto più basse per chi aggira eh, certe misure, fa dumping salariale e eh, secondo me bisogna anche attirare in un certo senso, far sì che si insediano in Ticino o in Svizzera aziende io direi, virtuose che non hanno solo l'interesse di fare pressione verso il basso sui salari e poi c'è il tema della formazione, ne abbiamo parlato prima all'inizio per il settore sociosanitario, noi dipendiamo in maniera importantissima dall'estero sì. per il settore socio sanitario quindi sì. cosa dobbiamo fare? Dobbiamo formare di più personale per questo settore, o in altre, pensiamo anche all'informatica o altri settori. Sono d'accordo, però se noi vediamo le cifre mh, negli ultimi decenni, grosso modo l'edilizia, diciamo le officine, queste cose, sono rimaste abbastanza a un livello controllabile, no sono scoppiate nel terziario. I servizi, sì. No? Allora, lasciando anche da parte un attimo la sanità, che ha un problema suo, nostro, no? che, che siamo noi colpevoli, diciamo, in parte, di questa situazione, però sul resto non si spiega queste cose, cioè i grandi magazzini, i negozi, eh, cioè, è lì in fondo che vanno a finire. E lì onestamente non è che ne abbiamo bisogno così tanti. Ma appunto torniamo alla questione della pressione verso il basso sui salari, della sostituzione sì. dei lavoratori. Io sì. ho fatto anche degli atti parlamentari per delle misure proprio per evitare eh, questa sostituzione. Come dico, forse perché nelle grandi regioni svizzere dove c'è anche un numero più importante di, sì. di, 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 de, di eletti eh, questo problema è meno sentito, non si è data risposta, però il problema, è, sono d'accordo, è reale, lì viene sostituito, cioè noi eh, in certi settori dobbiamo formare di più, sociosanitario, informatica, sì. altri settori. Perché Oggi c'è una penuria eh, di personale, ci sono settori veramente eh, scoperti. In altri dobbiamo evitare che vengano assunti delle persone eh, per far pressione verso il basso sui salari. Ecco, quindi, secondo me, eh, non bastano qui solo le buone parole. Bisogna, ci vogliono veramente misure di controllo oltre, eh, sul mercato del lavoro, oltre a quelle eh, che ho evocato prima, per esempio eh, i salari minimi, i salari minimi sì. e dignitosi, l'estensione dei contratti collettivi di lavoro. Io esatto, penso che è una sì, misura esatto. estremamente importante di regolazione sì, del mercato sì. del lavoro. Due tematiche che sono interessanti oltre a queste, una si è parlato a un certo punto, non mi ricordo più chi aveva lanciato come idea, di uno statuto speciale per il Canton Ticino che non conosco bene nemmeno i contenuti, non... e due la Cassa Malati Unica. Sono proposte ancora, eh, come si dice, valide, sono proposte attuali, si possono. Allora, quella dello attuare. statuto speciale eh, penso che sia stata bocciata, eh, era un atto parlamentare che c'era sì. a, a Berna o forse anche un'iniziativa cantonale del Canton Ticino e eh, poi è stata bocciata. Io penso di più alla proposta che avevo già fatto io a suo tempo di dire. Teniamo conto di eh, certi parametri, per esempio appunto il livello dei salari, il livello di sostituzione e adattiamo quelle misure che abbiamo detto prima, facilitando l'estensione dei contratti collettivi, per esempio. Adesso c'è il salario minimo a livello eh, cantonale, eccetera, eccetera. Quindi penso che è meglio agire eh, in quel modo che lo statuto speciale. Cosa vuol dire poi lo statuto speciale? Per la Cassa Malati Pubblica, io sono una grande sostenitrice della Cassa Malati Pubblica, avevo anche eh, contribuito assieme ad altri a lanciare un'iniziativa nel 2014 sì. del Partito Socialista, cioè lanciata prima ma che è stata purtroppo respinta dal popolo nel 2014. E, eh, proprio ieri ero una uh, serata al Comitato Cantonale del Partito Socialista dove parlavamo di sanità e avevo mostrato uh, una diapositiva dove dicevo abbiamo fatto tre votazioni per una Cassa Malati Pubblica. E o premi proporzionali al reddito, la prima nel, 2000, nel, no, nel 1994, la seconda nel 2003 e la terza nel 2014, provenivano tutti dalla sinistra e sono state tutte e tre respinte. Ecco. Però il numero di persone Crescente. che le sostengono sta crescendo, io penso che arriveremo un giorno ad avere una Cassa Beh, Malati eh, pubblica ehm, con premi anche proporzionali al reddito perché secondo me queste differenze non sono più accettabili. Nel frattempo, però, ci vogliono delle misure urgenti perché i premi aumentano l'anno certo, prossimo. Ecco. Sì, esatto, sì. E tra l'altro, se posso, proprio settimana prossima le Camere federali discuteremo una mozione urgente che ho presentato io per un aumento ehm, straordinario l'anno prossimo degli aiuti per ridurre i premi. Cassa Mara: ah, okay. però sono un po' preoccupata che non passi. A <ride> eh, volte ci sono questi. No, però, ha ragione. Secondo me eh, la sensibilità delle persone sta andando adesso. Comunque, ad aumentare, già nelle ultime tre è aumentata, però se vediamo il problema degli ultimi cinque anni, probabilmente diventerà esponenziale perché se non Dopo... puoi più pagare la casa malati. Sì, tante persone fanno fatica e se posso permettermi, è chiaro certo. che queste misure. Di finanziamento, quindi di intervenire sul sistema, quindi la cassa sì. malati, eh, sui premi, sono importanti e sono importanti, però anche le misure per contenere l'aumento continuo certo, dei costi certo. Eh, certo. sanitari. Pensiamo ai prezzi dei medicamenti, dove si può. per citare un esempio, e ce ne sono altri, dove si può fare veramente di più. Ma non pensi che un po' è anche dovuto a una crescita, secondo me, non troppo sana, perché stiamo comunque arrivando. Adesso non siamo ancora arrivati, ma stiamo andando a grandi passi verso i 9 milioni e i 10 non stanno molto più lontano. Secondo me, non è che prima o poi dovremmo porci la domanda: ma non possiamo andare avanti a crescere in questa maniera? Di popolazione, sì. ma la popolazione eh, cresce anche perché eh, non è che possiamo limitare la popolazione, come facciamo a dire? Non, non, non deve crescere <ride> la popolazione. È chiaro che spensa. Pensando alla questione dei costi sanitari, oggi la popolazione vive più a lungo. Quindi sì. i costi sanitari aumentano anche per l'evoluzione Sì, quello sì, eh, quella è l'evoluzione. Ecco, sì. eh, quindi, questo è sicuramente un fattore secondo me importante. E eh, d'altra parte però. Non, giu non giustifica l'esplosione eh, dei premi cassa o rispettivamente l'aumento così importante dei costi sanitari, cioè nemmeno l'evoluzione demografica, ecco. certo. secondo me sono cioè, bisogna intervenire come dicevo prima con misure prese, per esempio sui prezzi dei medicamenti, con favorire la medicina di base perché la medicina di base e il coordinamento delle cure costa molto meno che ricorrere subito a delle cure, a delle cure specialistiche, ecco questo per restare nella il, il problema vero è che sono troppi, ci sono troppi interessi in gioco. Cioè, non è che devi trovare l'accordo solo col medico, lo devi trovare col medico, con la cassa malati, con quello che produce i farmaci, cioè ci sono una miriade eh, di, di satelliti lì intorno. Trovo che è quasi impossibile trovare l'accordo con tutti. Come fai? Però io penso che ha una responsabilità. Ehm, parlavamo prima del, dei rappresentanti, delle lobby, sì, eccetera. Io sì. penso che una oggi la, la, la politica, ma anche tutti questi attori, hanno una grossa responsabilità. Certo. Perché se no il sistema ehm, avanti, sì, crolla, no, non può più andare avanti, croisiamo dire. Veramente troviamo delle soluzioni. Ognuno rinuncia a dei suoi. Puoi chiamarli privilegi o situazioni interessi, particolari, sì. interessi, e facciamo il bene comune. Questo, secondo me, è centrale. Abbiamo un ottimo sistema sanitario in Svizzera, però non possiamo andare avanti con questo continuo aumento dei costi e dei premi. Anche perché una, una prima, eh, un primo risultato di questa situazione lo riscontriamo a Lugano, che per la prima volta da quando se ne parla, forse c'erano già, ma non si sono mai visti. Si parla di senza tetto a Lugano. Questo è un altro problema. In fondo... Si è cominciato a parlarne di più anche con la povertà, eh, con la pandemia dell'aumento della povertà sì, in Svizzera. E' sì. è veramente preoccupante eh, questo aumento di persone che magari anche hanno dei lavori, ma dei lavori talmente precari che non gli permettono di avere una vita dignitosa e sono al limite eh, della povertà. Sì. Ci sono anche bambini, molti bambini eh, poveri in Svizzera. E anche qui eh, torniamo alla questione: la, la politica ha una responsabilità certo. di aiutare queste persone. Certo, sì, eh, sì. sì. Però io sono convinto che la politica può aiutare fino a un certo punto, perché se le persone sono avide, perché qui stiamo parlando di avidità, nel senso che ci sono persone che hanno un capitale tale che non ti serve nemmeno parlandoci in italiano, insomma, cioè è giusto che ci siano i ricchi, ci mancherebbe altro, sono il primo a dirlo. Però ci sono veramente talvolta delle cifre che spaventano perché dici: Ma non esatto, è possibile. Sono eh. proprio usciti adesso i dati sui, sui 300 più ricchi svizzeri. Sì, l'ho in... guardato ieri. Sì. Ecco, proprio questo secondo me dimostra che eh, la Svizzera è sempre stata un paese ehm, che ha fatto la sua forza anche con la coesione sociale, la coesione nazionale sì, esatto, e la coesione sì. sociale. Bisogna tornare a questi principi, ma cosa vuol dire concretamente? Vuol dire ridistribuire meglio la ricchezza. Sì, esatto. Sì. La ricchezza patta con l'avidità, non la ricchezza, voglio dire quello che ha le fabbriche o che ha la fabbrica perlomeno dà da lavorare certo, a non, 200, non, 300, euro. Non si deve 400. mettere in discussione, è importante cioè, tra che tra l'altro un tempo, ma agli imprenditori anche piccoli artigiani, piccoli imprenditori esatto. eccetera. Esatto. O chi ha una, me una, una piccola media industria, esatto, in o sì, un sì, ticino, sì, esatto. un'attività anche internazionale sono importanti, bisogna appunto evitare eh, quella che tu chiami un'avidità redistribuendo meglio esatto. questo Esatto, sì. Torniamo un po' alla nostra attualità e quindi siamo quasi per accendere i motori delle, delle varie campagne elettorali. Fra qualche mese abbiamo le prossime elezioni. Eh, voi come socialisti avete presentato una lista, tra l'altro interessante anche perché la composizione è un po' diversa da, rispetto alle altre liste. Abbiamo visto sì. l'ultima volta chi c'era più ospite che abbiamo analizzato con Brenno Martignoni. Sì, sì. Ecco, voi avete appunto due eh, socialisti. quindi uno con esperienza, e uno giovane e quindi anche questo è interessante. Dare, nella foto. Esatto, dare, dare spazio a tutti i gusti anche ai giovani, quindi è, è da apprezzare assolutamente. Poi avete due verdi e poi avete uno che rappresenta, insomma, non è un po' lì. La società civile, esatto. La, la, e la mia domanda è, è un po' questa: a me piace la lista, ma, ma dico, ma non c'era spazio anche per la signora Mirante? Allora, io il partito, appunto, prima di tutto bisogna dire che c'è stato questo progetto certo, sì. rosso-verde e, come hai spiegato molto bene tu, i posti erano due, a differenza di altre volte, sì. dove i posti erano cinque certo. e quindi si sceglieva sì. all'interno del partito eh, cinque posti. Il Comitato Cantonale già nel mese di giugno ehm, aveva dato il suo ok a questa impostazione della lista, lista rosto-verde, c'è stata una, conf una conferenza cantonale ancora a inizio settembre che ha, detto, ha ribadito il fatto che ehm, ci voleva una candidatura di esperienza e una candidatura giovani, proprio cioè. perché eh, per noi è importante il rinnovamento, ieri sera al Comitato Cantonale è stato annunciato che eh, sono molti giovani giovani che saranno sulla lista uh, del Gran Consiglio e, um, e poi si trattava di scegliere la candidatura di, uh, chiamiamolo così, di esperienza e candidate, uh, ci siamo candidate io e Amalia Mirante cioè. e al congresso il partito ha fatto una scelta, ecco, quindi in questo senso i posti erano due, quindi avremmo... il partito poteva anche dire no, non vogliamo la componente giovane, però ha deciso di fare questa scelta, ecco. ecco. Indipendentemente da quello che poi, perché in fondo è, è giusto che siano loro a decidere su questa manca, cosa, nemmeno, no? Assolutamente. Eh, il vostro partito, quello che io ho visto, che mi è sembrato, è che sono stati fatti, non solo a livello cantonale qui da noi, ma anche a livello federale, purtroppo. Sono stati fatti de, de, degli errori di comunicazione, probabilmente. Più che il fatto che adesso devono essere donne perché voi avete scelto che devono essere donne, è giusto così però magari comunicandoli in una maniera un pochetto diversa, tu dici no. al... sia al Cantone che alla Confederazione, tutte e due. Mi ah. è sembrato che è mancato, cioè si cercano dei, dei, degli specialisti in comunicazioni e poi ultimamente vediamo di quelle cose che insomma dici ma allora questi specialisti... Non cioè... stiamo cercando degli specialisti. No, in no, ma... Però, ehm... Ecco, è anche importante che mi confronto con voi perché è importante spiegare anche queste cose. No? Certo. Partiamo dal livello eh, federale. Beh, per il Partito Socialista, per il gruppo alle Camere Federali, era, penso che era chiaro fin dall'inizio che ci sarebbe stata un'idea che, noi, un che portiamo, abbiamo sempre portato avanti di avere un'equa rappresentanza. Sì, Beh, se abbiamo due, sì, eh, sì. due consiglieri federali, un uomo e una donna. Alain Berzè è in carica ed è sì. un uomo, e in questo caso si è detto si vuole una donna e si è aperto a tutte le regioni della Svizzera. Sì. Questa era la Grande eh, novità. Eh, bisogna anche dire, l'abbiamo accennato prima, che è stata ehm, la presidenza del partito e del gruppo ha dovuto decidere anche in fretta i criteri, perché era inaspettata la decisione che si è preparata sì. con mesi d'anticipo: sì. eh, la sostituzione di Simonetta Sommaruga. Quindi mm -hmm. hanno stabilito un criterio chiaro: eh, noi vogliamo mh, delle candidate che siano donne. Il gruppo parlamentare che si è riunito la settimana scorsa ha ribadito con una chiara maggioranza questo concetto. Poteva cambiare idea e dire no, apriamo a tutti. Ecco. Eh, poi nei media si è scritto molto, eh, però in fondo sarebbe stato in contraddizione con, la, con quello che abbiamo portato avanti, di avere, portato avanti come Partito Socialista, di dire noi vogliamo che ci sia un'equa rappresentanza anche in Consiglio federale, perché se non viene sostituita la signora Somaruga con una donna, eh, le donne... Eh, eh, Già eh, sarebbero tre su 7, e scendono no, due, giusto, su ma sette. quello è il ragionamento... piano federale, che... ecco. Sì, sì no, quello sono, su quello sono d'accordo, ma non valeva comunque l'idea di dire lo mettiamo in lista, tanto il ticket lo scegliamo noi, no? Perché bloccarlo già prima del ma... ticket? Ne abbiamo discusso eh, anche nel gruppo parlamentare, ma su, sulla comunicazione, eccetera. Alla fine penso che era una questione, io non faccio più parte della, della, no, della presidenza del chiaro. partito o della presidenza del gruppo chiaro, parlamentare. Sì. È stata una decisione eh, chiara di dire: noi abbiamo questa posizione. Facciamo questa proposta al gruppo parlamentare. Come dicevo, il gruppo parlamentare poteva cambiare sì. i criteri, ha deciso di non farlo. Poi mm. si, è, si è scritto molto su questa decisione, alla fine si vede oggi che abbiamo delle candidature valide. E lo stesso eh, consigliere agli stati Osic, che era interessato a, a candidarsi, eh, ha detto che per lui eh, accettava la decisione che ha preso il gruppo parlamentare al punto che, che settimana scorsa era presente anche lui l'incontro con la stampa dove è stato. C'è stata questa comunicazione dopo la decisione sì. Sul piano cantonale, perché eh, mi dicevi, mh, io non penso che sono, e soprattutto gli altri che hanno parlato di noi. Eh, si è parlato anche di non essere stati democratici. Raccontavo prima, il processo è iniziato tanti mesi fa e più trasparenti e democratici di così non potevamo essere. Abbiamo fatto un congresso che si poteva anche seguire in streaming e tanti sì. l'hanno fatto. Sì. Allora cambiando una nostra, completamente l'orizzonte, <ride> eh, io volevo, eh. volevo sentire da Marina cosa ne pensa di, di un problema no, ma di una questione ticinese, sì. le criptovalute, Lugano ah, eh. sta diciamo così interessandosi per diventare un, un centro di criptovalute, certo. Chi Beh, ultimamente ancora... una delle più grosse è andata sì. a, a farsi friggere per dire no. Cosa Io ho capire? dei forti dubbi, ho dei forti dubbi che eh, Lugano debba investire in questo ambito e proprio questo esempio che hai fatto tu adesso di questa grossa questo sistema legato alle, alle criptovalute sì. valute, che ha fatto praticamente fallimento e ha messo grosse difficoltà a diverse persone, ecco, eh, secondo me dimostra che non è lì, che è un grosso rischio, che non capisco perché eh, si voglia correre, quindi sono piuttosto scettico. Eh, infatti il sindaco ha detto che loro non rischiavano niente perché nel momento in cui tu pagavi con la criptovaluta automaticamente veniva già fatto ehm, diciamo, la trasformazione, la trasformazione in, in moneta reale, diciamo, no? e quindi il rischio per loro era praticamente eh. zero. È una trovata pubblicitaria probabilmente. Si, Lugano, eh. Va bene, ah. no, va bene. Senti una cosa, governo italiano, come lo vedi tu adesso? Ah, io, pensando no, 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 Come dire, non ho sostenuto la, 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 la scelta. Io non posso votare in Italia no, non ho doppio passaporto. Però ci si per cui perché... eh, ho seguito però le elezioni italiane, in questo senso io non ho sostenuto, non, non, non penso che se fosse state, eh, potevo votare in Italia non penso, sicuramente non avrei votato eh, la signora Meloni e eh, i rappresentanti del suo partito. Mm -hmm. Perché eh, comunque a me preoccupa certe eh, decisioni che sono già state prese. Anche se la conosco meno rispetto alla politica svizzera, ma guardo adesso anche le misure che sono state prese per il, il preventivo il budget dell'anno prossimo. Si mettono in discussione certe scelte fatte dal, dal governo eh, precedente. Penso, per esempio, al reddito di, di cittadinanza, che sicuramente poteva essere migliorato, ma metterlo in discussione così tanto pone eh, dei problemi. Anche la questione dei diritti delle minoranze, secondo me, eh, non viene portata avanti eh, garantendo dei diritti, ma eh, mettendo a rischio appunto eh, questi diritti delle minoranze o di, o di chi arriva da paesi in fuga, l'abbiamo visto anche questo alcune eh, settimane fa. Quindi non solo non avrei votato eh, questo governo o eh, i parlamentari eh, della maggioranza, ma sono preoccupata per quello che potrebbe succedere. Però visto che comunque si parla sempre di rapporti con l'Unione Europea, vale anche per noi svizzeri, eh, non certo. solo per... ecco che forse in questo ambito l'Unione Europea non sta facendo proprio quello che dovrebbe fare, perché l'Italia comunque è stata abbandonata da quel punto di vista. Arrangiatevi, arrivano, e beh, arrangiatevi, ma prendeteli. No, non va bene. Cioè io ho non sempre detto la, che, eh, anche per la Svizzera, ma anche per gli altri paesi, che ci vuole un approccio eh, da parte di tutti i paesi eh, toccati e di tutta la comunità europea, non solo quelli eh, di arrivo, sì. nell'affrontare una di quelle che è i grandi, grandi problemi anche di questi anni e del futuro che sono quelli delle, delle migrazioni perché finché ci saranno guerre, carestie, povertà Purtroppo le disuguaglianze che aumentano ci saranno sempre persone in fuga, anche il cambiamento climatico fa, uh, fa sì che ci siano più uh, persone in fuga. E quindi va affrontato uh, non uh, lasciando dei paesi più in difficoltà. E questo sicuramente è un grosso problema. Però non si può rispondere come è stato risposto per esempio adesso con uh, queste navi che, dove si è fatta una scelta di chi poteva. Uh, Scendere e quindi entrare in un campo di, di, di rifugiati e chi invece si è lasciato eh, o si voleva lasciare sulle navi. E questo lo trovo veramente una violazione dei diritti, eh, dei diritti umani, eh, secondo me molto grave e non accettabile da uno Stato di diritto. Sono, sono in parte d'accordo, però questo è un problema che in Italia non esiste da adesso, esiste da 8-10 anni ed è da 8-10 anni che l'Italia sta dicendo all'Europa Assumetevi le vostre responsabilità perché prima o poi avremo finito anche noi di tenere le porte aperte. Si sapeva che prima o poi sarebbe arrivata una cosa del genere. Allora anche l'Europa far finta di niente e farsi sordi non mi sembra molto elegante. Bisogna anche dire che i rappresentanti... Per poco conosco la politica italiana, al Parlamento europeo, rappresentanti di questa di attuale maggioranza, non è che si sono mai mossi tanto al Parlamento europeo per modificare le cose sì e far sì che ci fosse una politica dell'accoglienza diversa a livello europeo, perché da una parte dicevano una cosa e quando si trattava di discutere misure a livello europeo poi non le hanno sostenute, ma hanno preferito fare una politica, come dico, molto pericolosa dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, a mio parere. Ecco, questo modo di fare politica, insomma... A volte anche qui da noi si sente, eh, nel sì, senso che sì. si dice una cosa e si fa un'altra, ma qual è il ruolo vero del politico? È quello di trovare delle soluzioni oppure di trovare delle scuse, di trovare, dei, eh, ghibi, di trovare eh, delle giustificazioni dicendo che per il nostro, non so, le nostre tematiche di tutti i giorni che... È piuttosto una, una competenza non comunale ma cantonale, non è cantonale ma è federale, non si può fare perché ci sono gli accordi bilaterali. Eh, insomma, il politico forse dovrebbe, dovrebbe impegnarsi a trovare delle soluzioni perché la politica in sé è l'arte del possibile, no? Eh, trovare... Io sono d'accordo. Penso che bisogna avere il coraggio anche di assumere delle posizioni o delle decisioni magari non popolari in un esatto. certo momento perché in fondo io sono convinta che poi la popolazione capisce, magari non è contenta di quella decisione, ma capisce perché è stata fatta e soprattutto capisce che eh, ogni tanto appunto bisogna farsi eh, di portare avanti un determinato eh, tema e non sempre appunto dare la colpa eh, agli altri paesi, competenze. a Berna, a qualcun altro. Questa è una responsabilità. Ecco, forse. Eh, anche quello di sedersi al tavolo e cercare di dire eh, troviamo assieme delle soluzioni eh, condivise nell'interesse di tutti. Questa è una cosa che bisogna tornare a fare con, a più ecco, con più frequenza. Cosa ti preoccupa? O Se, se ti preoccupa o se semplice, fa semplicemente parte del tuo lavoro, se tu dovessi essere votata in consiglio di Stato? Il cantone ha diversi problemi grossi, la Cassa Pensione, per esempio, che è uno, le finanze in genere, no? non legate alla cassa pensione ma le finanze normali del cantone. No? Non so, mi sembra che i problemi di questo cantone sono decisamente molto ma molto impegnativi. Ma i problemi più, più gravi che necessitano evidentemente i mezzi finanziari per affrontarli sono quelli appunto dell'aumento della, della povertà, eh, del, dell'esodo anche dei giovani che non sì, trovano che lavoro non qui o non tornano dopo esatto, eh, sì. gli studi, quindi sì. se, se un cantone, se un paese invecchia non è positivo eh, per eh, quella regione. Anche la questione, secondo me, del, um, dell'ambiente lì ci vogliono delle risposte, per esempio, con la riconversione energetica. Io penso che si possano creare anche dei posti di lavoro interessanti e, per esempio, attirare nuovamente dei giovani nel nostro cantone. Ehm, ecco. È chiaro, come dicevo prima, ci vogliono anche i mezzi finanziari. Allora la domanda da porsi è: delle scelte che sono in discussione adesso, per esempio, gli ulteriori sgravi fiscali in un momento così difficile, sono necessarie o dobbiamo prima risanare i conti del cantone e avere i mezzi necessari? per fare delle politiche per combattere questi problemi, la povertà, la precarietà, la difficoltà crescente delle famiglie, l'esplosione dei premi cassa Questi sono i temi che mi preoccupano, anche quello della cassa pensione, non penso che si, si può semplicemente eh, diminuire il tasso di conversione, ma bisogna dare eh, delle compensazioni perché vuol dire una perdita reale eh, di pensione per chi è toccato, eh, che si somma a quello che abbiamo parlato prima, l'aumento dei prezzi, l'inflazione. Ecco, io e, già e, non sono uno di malattia. quelli che aiuta particolarmente i dipendenti statali, perché comunque sono quelli che fra tutti non è che stiano male, però effettivamente il 40% di esatto, riduzione è... mi sembra assolutamente fuori discussione. Esatto, cioè... sono d'accordo ed è per quello che ehm, sostengo queste rivendicazioni delle persone, di, degli statali, dei docenti che sono scesi in spiazza e si sono fatti sentire, perché... Se vediamo la situazione attuale, con dei redditi che stagnano con i costi che continuano a aumentare, i primi cassamalati che esplodono, non si possono tagliare eh, o ridurre in maniera così importante eh, le pensioni. Tra l'altro il tema delle pensioni lo affronteremo anche a Berna settimana prossima con la riforma del secondo pilastro. Con la pilastro. riforma del secondo pilastro, esatto. sì, che non è facilissima, già, vedo, è già vedo le difficoltà a arrivare lì. perché Non è facile però anche lì eh, non si può eh, far sì che chi andrà in pensione nei prossimi anni avrà una perdita reale importante appunto, di pensione appunto, ecco. È quello che sì, eh, sono d'accordo. Per il Ticino si pone un altro problema. Noi abbiamo non solo un deficit annuale, diciamo che fa abbastanza paura, ma il problema è che abbiamo 2 miliardi e qualche milione di debiti già accumulati. Nel senso. Però abbiamo visto proprio in questi giorni che eh, i deficit annunciati adesso sono un po', sono un eh, po minori, ridimensionati sono sì. Questo capita spesso. Allora io mi chiedo, ma. Eh, perché da una parte è chiaro che non si possono sempre fare delle previsioni esatte, ma dall'altra attenzione anche a non, di, non quasi portare avanti la richiesta o questi, queste cifre per giustificare dei tagli alla spesa pubblica, perché in un mm. momento difficile eh, dove aumentano le disuguaglianze, dove aumenta la povertà, la difficoltà dei cittadini, semmai eh, bisogna investire di più in queste politiche per, per combattere le disuguaglianze per e non dire adesso bisogna sì. tagliare, parlavo prima se bisogna fare delle rinunce forse in questo momento sono quelle degli sgravi fiscali più ricchi che forse non ne hanno bisogno in questo momento. Però questo è un problema secondo me che non si pone solo a livello pubblico. Io ho visto delle cifre anche di alcune grandi aziende che all'inizio sembrava dovessero quasi andare in malora e poi hai guardato la fine dell'anno e ti sei reso conto che non era... Cioè mi sembra che c'è una certa regola dentro in queste in Queste cose, non è che, che vengono per caso c'è una linea dentro. Ma ah, certo, eh... ogni tanto c'è una linea per portare avanti un certo tipo di esatto, discorso, o almeno quello esatto, che ci si pone. Ecco. Esatto, Quindi sì. non dico è che non ci sono difficoltà, ci sono dei problemi sono, dal lato sono, finanziario, certo. lo sappiamo. Sono anche risultati, a mio parere, di certe, eh, certe scelte politiche e fiscali degli anni scorsi, che oggi purtroppo paghiamo. Aspetta, tu hai le tue famose 5 domande, 5 domande? Ah, sì. okay. <ride> con la risposta sì o no. Esatto, Speriamo solo sì o no. Fare. Non si può fare <ride> Non si può fare altrimenti. No, non si Proviamo, può fare altrimenti. Vediamo se Marina passa l'esame. Allora Marina, sei gelosa? No. Eh, ti piace l'acqua, nel senso sport acquatici, eh, così questo nuoto? No. No. Sei fortunata? Abbastanza. Eh, non si sì o no? <ride> abbastanza. Non sempre, ecco, però sì, sì. sì se devo rispondere con no. Sì, la mia vita sì. ha una, ho avuto okay. una bella vita. Ti sì. piace sì. l'inverno? Sì. E apprezzi il tartufo? Si. Sì. Sì. Ecco, sì io, Peter, no? io penso che sono due no, tre sì, direi che l'esame è passato. È passato, direi <ride> anch'io, sì. Allora, se tu non hai altre domande, sicuramente ne avrei altre, però siamo arrivati quasi. Sì, lo so, ]zione. ce n'era una che ci tenevo particolarmente. Vai, vai Peter, tranquillamente. Eh, non pensi eh, che ultimamente spesso viene tagliata la libertà del singolo? Eh, certe decisioni vanno verso un obbligo che a me non piace ma proprio io... per niente. Quali decisioni? Quelle già prese in passato? Mm, decisioni... Sì, ce ne sono, ce ne sono e... di recente, ma ce ne sono anche prese in passato. Non so, adesso ne faccio una per dirne una, no? cioè di dire. La storia famosa del Moretto la capirai anche tu. Che ti hanno detto che no? non si possono più chiamare Moretti perché potrebbe andare a toccare la sensibilità di alcune persone, ma non è solo quello. ci sono, Mi sembra che ci sono eh, tendenze che vanno verso il proibire. Non so, ma... l'energia. No? Adesso che è... vengono delle misure del Consiglio federale di cui una io proprio non vedo nessun nesso. Uh -huh il 100 all'ora sull'autostrada. Poi oh, ci sono degli studi che dimostrano che se si va meno veloce sull'autostrada eh, c'è anche meno, per esempio meno inquinamento eh, eh, relativamente. Eh. Però io non io penso che importante è importante spiegare perché vengono eh, fatte certe scelte. Eh, non ho l'impressione che noi in Svizzera eh, andiamo verso una, una situazione del proibire o limitare la libertà individuale. È, è chiaro che se è, c'è una penuria energetica, tutti dobbiamo fare degli sforzi, eh, quello lo sappiamo. Ma lo sappiamo, faremo un... anche se tu semplicemente ci dici: guardate, il problema è questo, dovreste fare in questa maniera. Io credo che la maggior parte degli svizzeri sia responsabile in queste cose. Ma penso anch'io che la popolazione capisce il responsabile e eh, sa che bisogna fare certe scelte. Per quello che dicevo, che è importante è spiegare. Io però non ho l'impressione che si va verso una società punitiva o uh, che proibisce tutto, eh, non quello che abbiamo ancora noi in Svizzera è la possibilità comunque che i cittadini possono ricorrere al referendum o all'iniziativa popolare e quindi votare su una certa proposta. Che però vanno a votare sempre meno, vanno a votare sempre meno, che è un altro problema di questo paese questo sono d'accordo, è un grosso problema per una democrazia perché se è una piccola minoranza che decide esatto. eh, vuol dire che tutti gli altri o, o sono d'accordo o probabilmente, ed è questo il problema, non si interessano. Non si Quindi interessano, anche sì. trasmissioni come le vostre penso che sono importanti per in fondo, dialogare esatto, con la certo, popolazione sì, e spingere esatto, a prendere sì. delle decisioni. Oppure dicono tanto uguale. Voto, sì. non voto, non voto, quello che vogliono. Però in realtà non è così. Eh, io ho no, sostenuto per esempio la legge sul CO2, no. il popolo non l'ha voluta e questa eh, non c'è stata. Che... L'ultima per esempio sulla, sulla tassa, l'imposta di circolazione, insomma, è stata votata. Certo eh, eh, anche lì, lì onestamente, onestamente abbiamo... la democrazia ha cambiato le regole. Eh... Eh... Bon, lì però penso che c'è stato un problema anche di come applicare, sì. bisognerebbe vedere con il sì, Consiglio certo. di Stato questa decisione certo. popolare. A molti non è piaciuta comunque questa. Adesso vedremo come, vedremo come, come andrà. Adesso ci, ci arriverai dentro a vederle queste cose e quindi ci risentiamo magari un volentieri, po' più avanti, Remi, Bene, grazie Io mille, grazie, grazie, mille. Anche, grazie. Sì, grazie mille, è stata veramente una chiacchierata interessante. Anche a me ha fatto e... piacere, vengo ancora. Spero a... che anche se eh, avrai il grande merito di andare in consiglio di stato, ti potremo invitare comunque una sera, o... certo. Adesso so dove trovarvi queste... e eh, penso ecco. che avremo degli altri temi da approfondire, ma non so se sarò eletto. Assolutamente, sì. grazie, ringrazio grazie. veramente di cuore della tua visita. Grazie, è stato un piacere anche per me. E grazie anche ai nostri telespettatori che ci seguono ogni mercoledì sera alle 21, esclusi questi ultimi due, che questi vi... due per sì. motivi tecnici abbiamo dovuto esatto. fare diversamente, buona. però ricordatevi, da settimana prossima via ci risiamo al mercoledì sera in diretta. Grazie, sì. buona, e buona serata. serata. Grazie.